Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente questi santi misteri, chiediamo il perdono del Signore per tutti i nostri peccati. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Dio Padre onnipotente, Gesù Cristo, agnello di Dio, tu Figlio del Padre, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Ogni peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio è sceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto,
O Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non aspetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, sino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa,
come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andate, fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è sempre. Ecco, siamo quasi in prospettiva della Pentecoste e oggi la Chiesa ci sottopone questa meravigliosa celebrazione che è l'ascensione al cielo di Gesù. Vedete, Gesù sta indicando ai suoi apostoli che è venuto il momento della loro presenza in modo fattiva all'interno della comunità. Diciamo che quasi si mette da parte, nel senso che non si rende più visibile, ma agirà attraverso, vi ricordate domenica scorsa, io vi manderò un altro consolatore. Quindi agirà in una maniera diversa e agirà come ha agito Dio Padre nei confronti dell'umanità attraverso il Figlio. Questo agire di Dio non è un modo così modale, ma è un modo complesso e trinitario, nel senso che è sempre Dio che agisce, è sempre la Trinità che agisce, è sempre l'amore di Dio che è sovrano in tutto l'agire di Dio. E infatti in queste poche parole che l'Evangelista Matteo, anzi possiamo dire la Chiesa che Matteo ha formato, perché questa, secondo i teologi, è un'aggiunta alla chiusa di Matteo, al finale di Matteo. Dicevo, questa parola che oggi abbiamo ascoltato ci rende protagonisti.
ma non solo ci rende protagonisti, ma ci rende liberi protagonisti. Perché? Perché questa chiusa è una chiusa aperta, nel senso che noi ci aspetteremmo qualche altra parola da parte di Gesù, invece si ferma, perché incomincia il nostro agire e incomincia l'agire della Chiesa. Possiamo dire che oggi è il compleanno della Chiesa, possiamo dire che oggi la Chiesa incomincia a pensare su se stessa e incomincia ad agire nel mondo. Ebbene, gli evangelisti non hanno raccontato, quasi tutti, ad eccezione di Matteo, non hanno raccontato l'ascensione al cielo. E Luca, che negli Atti degli Apostoli fa un racconto della presenza di Gesù dopo la risurrezione per circa 40 giorni. Poi viene assunto e poi arriverà lo Spirito Santo. Gli altri evangelisti tutta questa parte non l'hanno descritta, non ce l'hanno raccontata. E allora ecco che la Chiesa fa tesoro di questa testimonianza da parte di Luca, e infatti nella prima lettura abbiamo ascoltato così una versione parallela all'ascensione del Signore. E sia l'uno che l'altro manifestano non una assenza da parte di Gesù perché deve ascendere e deve ritornare alla destra del Padre nella piena potenza, nella potenza che aveva il Figlio presso il Padre. Ma diciamo, possiamo dire che questa sua salita corrisponde, come ho detto prima, a una presenza in un modo sacramentale. Noi oggi ricordiamo questo evento, lo ricordiamo sia a livello sacramentale, ma lo ricordiamo ogni domenica, ogni volta che celebriamo questo mistero attraverso l'Eucarestia. E allora, cari amici, vorrei così sottoporvi solo due aspetti di questa parola che Matteo ci racconta. Essi lo videro, però dubitarono. Questa parola ci fa spavento, perché come gli apostoli dubitano ancora che quella persona sia Gesù. Matteo non sta affermando che il dubbio sta nella persona che hanno di fronte, ma il dubbio sta nella loro interiorità, nell'essere veramente testimoni di questa risurrezione. Se vi ricordate un episodio della storia della salvezza, un episodio che riguarda un poco Gesù con i suoi discepoli che stavano pescando, vedono Gesù e qualcuno dice: mi sembra che il maestro. Pietro subito chiede a Gesù: se tu sei il maestro, permetti che io possa camminare sulle acque. E così Gesù lo invita e Pietro incomincia a camminare. Nel momento in cui sta camminando sulle acque incomincia a venire fuori tutta la sua tutta la sua natura umana, incomincia ad avere dei dubbi. Come? Io sto acquistando una natura divina, supero le leggi della natura, com'è possibile? Ogni corpo che è in acqua scende se non è leggero, quindi com'è possibile? E piano piano questo dubbio lo fa scendere piano piano, fino a che Gesù non gli dà una mano e dice: perché hai dubitato? Hai dubitato della grandezza di Dio, e hai dubitato che Dio possa operare in te e possa far di te un divino. E oggi questo stiamo celebrando. Abbiamo celebrato che il Verbo si fa carne, adesso stiamo celebrando che la carne arriva al cospetto di Dio e si pone sulla destra di Dio, e questa carne riceve ogni potere. Ogni potere. Noi siamo abituati a questa parola in un modo negativo, perché chi ha il potere diventa un tiranno, chi ha il potere diventa
una persona che accentra su di sé tutto quello che ha. Dimentichiamo invece il potere che nasce dall'amore. Dimentichiamo il potere che nasce dalla comunione. Dimentichiamo questa dimensione dell'amore nel momento in cui dimentichiamo il servizio. E allora questo potere che Dio dà a Gesù è il potere che nasce dall'amore, un amore che si fa servizio. E allora ecco, Gesù invita i suoi undici. E anche qui ci potrebbe essere un'altra spiegazione, perché questo Matteo si riferisce agli undici e non parla più di dodici, perché noi sappiamo che la comunità degli undici subito elessero il dodicesimo apostolo, perché il numero dodici era importante, la comunità degli undici che non hanno mai rinnegato. Forse hanno dubitato, ma non hanno rinnegato. E allora ecco questa comunità degli undici che veramente, veramente ha amato Gesù nella carne, secondo le loro possibilità, secondo quello che l'uomo poteva realizzare. Ecco che viene attraverso questa assunzione, viene così a realizzare il disegno di Dio. E infatti Gesù che cosa dice? Che dovranno evangelizzare tutto il mondo, e lo dovranno fare attraverso due segni: attraverso il segno della evangelizzazione e attraverso il segno del battesimo. Vedete, Matteo non si riferisce al rito, non sta parlando del rito battesimo, ma sta parlando di un'altra cosa. Il termine battesimo, battezzare, significa immergere quella persona, significa calarla in chi? In Gesù Cristo. Allora se noi diventeremo uomini che possono battezzare, significa che noi dovremmo essere uomini che hanno la capacità di far sì che quella persona riesca a percepire dal nostro agire, ed ecco la testimonianza, ed ecco l'evangelizzazione, attraverso il nostro agire, il nostro amare, il nostro testimoniare, la nostra fede. Allora, viva Dio, cogliamo l'occasione al volo e facciamoci, nel momento in cui, ecco, alla fine della messa io dirò: la messa è finita, andate in pace, oppure testimoniate con la vostra vita il Cristo che noi abbiamo celebrato, il Cristo risorto. E allora ecco, viva Dio, andiamo per le strade di questo mondo e annunciamo che veramente Gesù ha trasformato la nostra vita, ha trasformato il nostro modo di vedere, ha trasformato il nostro modo di essere, e lo ha trasformato facendoci divini e facendoci immagine del Dio trinitario, e dandoci quella libertà che viene dall'amore, perché l'amore non costringe, ma l'amore seduce. L'amore non fa proselitismo, ma fa affascinare l'altro per l'agire della persona che ama. Quante volte, no, capitano dei matrimoni combinati e poi alla fine quello che regna, se veramente i due sono uno aperto all'altro, se quello che regna è l'amore, è il fascino che seduce la persona, e quel fascino deriva dal fatto che io voglio compiacere l'altro, e Dio ha compiaciuto l'umanità in tutto e per tutto. Ecco la risposta dell'umanità, che sale alla destra del Padre, si fa immagine di Dio in un modo divino e affascinerà il mondo, questo mondo che è pervasto da cattiveria, questo mondo che non potrà con le sue leggi umane sconfiggere una legge divina.
Io sarò con voi, dice Gesù, fino alla fine dei tempi. Ma anche possiamo dire fino al fine. Il fine del tempo, il fine dello spazio è Dio. Allora fino ad arrivare a questa immagine che riesce ad essere leggibile a tutti quelli che la vedono. Un'immagine che è quella della carità, quella della umiltà e quella della misericordia. Sia lodato Gesù Cristo. Unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, che sì, dalla vita. Padre dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi con Cristo che sale al Padre, anche la nostra umanità è penetrata nell'alto dei cieli. Rivolgiamoci fiduciosi al Padre la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa continui nel mondo la missione del suo capo, Cristo risorto, e annuncia a tutti i popoli la buona novella. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i responsabili dei mezzi di comunicazione si pongano al servizio della pace e della giustizia e promuovano un'informazione che non faccia differenze di razza e di credo, per il bene di tutti i popoli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli scrittori, i giornalisti e gli operatori della comunicazione, nel raccontare il mondo che li circonda, siano sempre attenti e rispettosi della verità e della dignità di ogni uomo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ognuno usi con saggezza le nuove tecnologie che il progresso ha messo nelle nostre mani per costruire una società dove primeggino il rispetto reciproco e il dialogo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché questa assemblea, illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare le nuove sfide di questo tempo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh,
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da tua mano questo sacrificio. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella testa della tua venuta, nella testa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gennaro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno con la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di amore fraterno. Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno.
ma di soltanto la parola Dio Gesù. Corpo di Cristo. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria terra, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio ringraziare i nostri fratelli operatori della televisione Quarto Canale per il loro servizio, perché ci hanno dato la possibilità di trasmettere questa santa messa, questo sacrificio di Cristo, soprattutto per i nostri fratelli infermi che a casa si sono collegati con noi. A loro va un pensiero tutto particolare e anche una preghiera all'Eterno Padre nel nome di Gesù, perché possiate ricevere lo spirito di rivelazione e lo spirito di sapienza e anche lo spirito di consolazione. Spirito di sapienza, perché possiate gustare l'intimità con il Signore e per voi diciamo il gusto di offrire la sofferenza per la salvezza dell'umanità, il modo migliore per unirsi a Cristo e accettare ogni giorno la croce. E voi ammalati siete quelli che con l'accettazione della sofferenza evangelizzate più di ognuno di noi. Coraggio, ecco, non vi abbattete mai, perché il Signore è con voi. Il Signore non ci illude e non ci delude. Ci ha detto: chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la croce ogni giorno, mi segua, perda la vita per avere la vita nello Spirito e per stare sempre con me nella gioia del Paradiso. Ecco, Lui è sceso al cielo, ci ha preparato un posto. Adesso noi dobbiamo passare attraverso persecuzioni e tribolazioni, ci ha detto, che un giorno diventeranno gloria per ognuno di noi. Coraggio, non ci dobbiamo mai abbattere, ma chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo per vincere ogni situazione di morte. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate con la vostra vita il Cristo risorto. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti.